Schia, piaccia, play, premi, like. Ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi, Mil, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto. Se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo. Camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Traviti tutto e di più. Forza, fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e quest'oggi vi volevo portare una news in risposta a tutte le vostre domande ragazzi. Allora, in risposta a parecchie domande perché sono state bloccate le targhe, eccola qui la vostra risposta ragazzi. Allora, le targhe sono state bloccate da Rockstar come state vedendo e non so quando riattiveranno le targhe. Qui dice in pratica che le targhe sono state bloccate per tutti gli utenti, però effettivamente non è così, perché io ho un altro profilo su cui non ho mai fatto glitch e le targhe le ho attive, posso metterle tranquillamente quando voglio, come voglio, senza nessun genere di problema, e le targhe le posso mettere, però come ho già detto con quel profilo non ho mai fatto glitch. Per logica in pratica vi posso dire che le targhe sono state bloccate a causa dei tanti glitch, dei tanti blocchi giornalieri che sono stati presi, anche se io con Maxi Milk il blocco giornaliero l'ho preso due volte e non ho venduto tantissime auto perché non ne ho bisogno. Però ho ricevuto il blocco giornaliero e mi hanno automaticamente anche bloccato le targhe. La cosa non si capisce perché comunque me le avevano sbloccate e poi me le hanno ribloccate, però diciamo che è una cosa un po' così, non si capisce il perché, il per come. Per deduzione si arriva al fatto che abbiano bloccato le targhe semplicemente perché automaticamente voi prendete blocco giornaliero, fate troppi glitch e la Rockstar giustamente ha bloccato le targhe, giustamente fino a un certo punto, però comunque le hanno bloccate. Il fatto che invece abbiate targhe personalizzate, come io per esempio, io ho targa personalizzata, però se vado per mettere le altre targhe che ho personalizzate, ne ho 5 o 6, non posso metterle. Non c'è molto da dire su sta cosa, le targhe che abbiamo rimangono. Per quanto riguarda il blocco giornaliero invece è una cosa indefinibile ragazzi, non è che uno può prendere di oh c'ho il blocco giornaliero, ho un'auto, domani mi se leva il blocco ma posso vendere 20 auto. No ragazzi, il blocco giornaliero se ce l'avete a un'auto state tranquilli che non lo levate così facilmente e non potrete vendere il giorno dopo 20 auto. Il mio consiglio ragazzi è, se avete il blocco giornaliero, fermate le vendite, non vendete per un giorno, due giorni, anche una settimana ragazzi, e può essere che questo blocco sparirà, non è niente di certo ragazzi, però comunque sia qualche speranza la potreste avere. Ma se voi continuate a vendere le auto una dietro l'altra come se niente fosse e ogni giorno continuate a fare glitch su glitch per poter vendere delle auto, e anche se ne vendete una al giorno vi accontentate ma continuate a vendere con tutto quanto il blocco, probabilmente questo blocco giornaliero non lo toglierete mai. Detto questo ragazzi, fate le vostre deduzioni, spero che abbiate capito il tutto. Il video finisce qui, un saluto da Maxi, al prossimo video, ciao a tutti.